progettato e costruito male, ristrutturato ancora peggio. Questo ponte ora è un vero pericolo e infatti su questa strada che collega i due versanti principali della Barbagia da una settimana non si può più passare. Il ponte per la seconda volta rischia di cedere. I lavori sono completati da appena 2 anni, ma il viadotto sul fiume Cedrino rischia già di non reggere più. A novembre 2013, nel giorno della terribile alluvione che ha devastato la Sardegna, questa strada si era trasformata in trappola mortale. L'asfalto era venuto giù, nella voragine era finita un'auto della polizia ed era morto l'agente Luca Tanzi. 8 mesi di lavori non sono serviti e 3 milioni di euro utilizzati sembrano quasi spesi per nulla. Ora ci risiamo, la strada che collega Oliena ad Orgali, dal cuore della Barbagia alla costa orientale, è chiusa. Troppo pericoloso farci passare le auto. Campate sgretolate e ferri che spuntano dovunque. I segni del degrado e del pericolo qui sono presenti da anni. Visto da qua sembra ancora più evidente il paradosso della ristrutturazione di questo ponte. Lavori ai lati, parte centrale completamente dimenticata e ora molto pericolosa. Ingegnere, lei conosce la storia di questo ponte, qui si è fatto un rattoppo che alla fine non è servito a nulla. Oggi quello che sta succedendo ci porta a pensare che si è trattato di un rattoppo che non ha dato i risultati sperati. Il guaio non sono solo le campate che si sgretolano, ma anche le frane. Questa è una di quelle che fanno più paura. Per il crollo del 2013 e la morte del poliziotto, in 30 sono già stati rinviati a giudizio, ma una nuova inchiesta riguarda la ristrutturazione progettata dalla provincia di Nuoro e realizzata dall'ANAS. Per evitare le lungaggini di un progetto, le difficoltà connesse al fatto che il ponte andava comunque rifatto, si è preferito procedere immediatamente all'opera che più velocemente di tutte le altre consentiva la riapertura. Sindaco, la storia di questo ponte sta diventando quasi uno scandalo. Sì, cioè sta diventando soprattutto per noi un incubo, perché dopo 2 anni, neanche poco più di 2 anni, ci ritroviamo un ponte che è nuovamente chiuso, un territorio che è tagliato in due, soprattutto con gravi danni per quanto riguarda gli allevatori e gli agricoltori che hanno le aziende dall'altra parte appunto del ponte. Per andare a lavorare dobbiamo fare il giro 20 km in più. Oppure a piedi? Oppure a piedi.